Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, da Tascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Oggi è giovedì 4 dicembre e nella diocesi di Isernia Venafro si celebra la memoria di Santa Barbara, Vergine e Martire, festa nella città di Isernia. Noi abbiamo la parola del Signore, abbiamo tutto quello che ci serve, abbiamo la parola che rende presente la Trinità che non passerà. Lo ha detto ieri sera Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, Arcivescovo di Pescara Penne, durante la Lectio Divina celebrata per l'Avvento nella Chiesa dello Spirito Santo a Pescara, riferendosi alla parola di Gesù nel Vangelo di Matteo sul suo ritorno. Non dobbiamo essere preoccupati delle cose penultime, ma occupati in quelle ultime, ha detto il presule. La Chiesa, ha aggiunto, è un segno efficace della fede in vista di un regno che deve venire. Ci giochiamo la vita per entrare nel regno di Dio. E di questa Lectio Divina noi parleremo durante la nostra rubrica Servizi e Interviste in onda oggi alle 18.13 e alle 21.15. La Commissione Territorio riunita con la Commissione Bilancio e Politiche Europee della Regione Abruzzo ha espresso parere favorevole a maggioranza sul progetto di legge che riguarda il riordino delle partecipazioni societarie nel settore del trasporto pubblico locale. Camillo D'Alessandro, del Partito Democratico, primo firmatario del disegno di legge, è soddisfatto per la solidarietà con l'opposizione. Lavoreremo, dice, da oggi al 9 dicembre, data di discussione in aula, ad ulteriori mediazioni che possano rendere certo l'obiettivo di salvare non una sola società, ma tutte e tre le società di trasporto pubblico locale in Abruzzo. All'esito del Consiglio regionale sono stati resi disponibili i fondi dello stanziamento 2014, 300.000 euro in favore del Teatro Stabile d'Abruzzo, fino ad oggi appostati su un capitolo di parte capitale della spesa del bilancio regionale. Lo comunica in una nota il consigliere regionale aquilano del Partito Democratico Pierpaolo Pietrucci. Per urgenti lavori di manutenzione, dalle 22 di oggi alle 6 di domani mattina sarà chiuso sull'autostrada A24 il tratto tra San Gabriele Colledara e Assergi del traforo del Gran Sasso, limitatamente al traffico che proviene da Teramo ed è diretto verso l'Aquila A25 Pescara. Lo comunica la concessionaria Strada dei Parchi. Per i veicoli che arrivano da Teramo sarà disposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di San Gabriele Colledara verso la strada statale 80 per il valico delle Capannelle. Si è svolto ieri pomeriggio a Pescara un blitz di una trentina di attivisti del laboratorio per lo sciopero sociale davanti alle agenzie interinali Human Gest and Manpower di Piazza Troilo per contestare le scelte del governo Renzi e della sua maggioranza che, secondo appunto gli organizzatori di questo blitz, rendono ancora più precari milioni di lavoratori. Il blitz è stato improvvisato in solidarietà con i manifestanti che a Roma hanno sfilato per protestare contro le politiche turboliberiste, così definite appunto, di Renzi, che ha posto, sottolineano gli organizzatori, l'ennesima fiducia sul provvedimento e appunto la protesta è anche contro le politiche dei governi europei. Il circolo dei Sardi d'Abruzzo e del Molise Sciardana, appena costituito, è pronto a manifestare per due venerdì di seguito. Per il 2015 non è stata ripristinata, cioè non è stata fatta tornare la linea aerea tra Pescara e Cagliari, che, scrive in una nota il presidente del circolo, Antonello Cabras,
pur nella sua inadeguatezza rispetto alle esigenze dell'utenza, ha presentato numeri di sicuro interesse per lo sviluppo della linea stessa e, non meno importante, punto di riferimento per i numerosi sardi presenti in Abruzzo, circa 2500, e lungo la fascia adriatica di competenza dell'aeroporto, da Foggia alla Romagna, senza disdegnare le zone interne e i passeggeri del Lazio. Un primo, concreto e importante passo, così Corradino Guacci, presidente della Società di Storia della Fauna di Baranello, commenta la possibilità di creare una banca del seme per tutelare dal rischio estinzione l'orso bruno marsicano. Dopo mesi di relazioni, dice, abbiamo costituito un gruppo tecnico di cui fanno parte docenti della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Bologna e ricercatori dell'Università di León, in Spagna, che lavorano ad un analogo progetto. Il viaggio di una scatola di cartone verso una nuova vita, da quando usata, finisce nella raccolta differenziata alla rinascita come imballaggio. Viaggio possibile grazie al cittadino che getta giornali e scatole nell'apposito contenitore. Lo racconta Carta d'imbarco, spettacolo teatrale cui hanno assistito molti studenti di Pescara all'Auditorium Flaiano grazie a Comieco, il consorzio di recupero e riciclo imballaggi a base cellulosica che lo ha prodotto con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente. Occhi arrossati, fastidio alla luce, lacrimazione, mal di testa e gli occhi strizzati con frequenza quando si guarda la lavagna sono solo alcuni dei segnali che non andrebbero sottovalutati per una diagnosi precoce dei difetti della vista. Parte oggi l'iniziativa completamente gratuita Occhio alla Vista, voluta dal sindaco di Torre dei Passeri Piero Di Giulio e promossa dal comune di Torre dei Passeri che l'ha rivolta ai 180 bambini della scuola primaria di Torre dei Passeri. L'oculista Daniele Cirone e il suo staff entreranno da oggi e nelle prossime settimane nell'istituto di Viale Garibaldi per effettuare uno screening delle capacità visive dei giovani studenti. Vertice sul contratto di fiume tra il sindaco di Montesilvano Maragno, quello di Colle Corvino Zaffiri, Alice Fabiani, vice sindaco di Città Sant'Angelo, e Alberico Ambrosini, sindaco di Moscufo. Nell'incontro i comuni di Montesilvano e Città Sant'Angelo hanno manifestato l'interesse a partecipare, aggiungendo il fiume e Saline, al percorso organizzativo che porterà a sottoscrivere il contratto di fiume del Tavo e del Fino, avviato con una delibera di giunta del comune di Colle Corvino a febbraio. Lettere scritte ai familiari e scorci di vita fuori dal servizio. Con queste immagini ispirate al tema Il carabiniere e la famiglia, tavole del maestro Paolo Di Paolo, è stato allestito il calendario 2015 dell'Arma dei Carabinieri, presentato nei 4 comandi provinciali abruzzesi. In copertina la caserma Bergia di Torino, primo comando generale e ideale casa del carabiniere, da dove inizia il cammino professionale di ciascun militare e si tramandano tradizioni dell'essere carabiniere. Oggi a Pescara doppio appuntamento per la campagna Città per la Vita. La torre campanaria della città ha assunto un colore blu per ricordare la ricorrenza. Stamattina dalle 10 in poi George Kane porterà la sua testimonianza agli studenti del liceo classico d'Annunzio, raccontando ai giovani il suo impegno e la sua lunga storia di partecipazione al movimento abolizionista americano. Il Connecticut ha abolito la pena di morte nell'aprile 2012. Nel pomeriggio invece, dalle 16.30, Kane incontrerà la cittadinanza presso la Sala Tosti dell'Aurum, raccontando la sua storia e le storie che riguardano la campagna. Nei giorni 6, 7 e 8 dicembre si vivrà la presenza nella chiesa del monastero delle Carmelitane di Pescara, in via Monte Carmelo 85, della preziosa reliquia del piede di Santa Teresa d'Avila, venerata a Roma.
Lunedì 8 dicembre alle 8:30 solennità dell'Immacolata Concezione sarà celebrata la Santa Messa solenne presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, Arcivescovo di Pescara Penne. Sabato alle 7:45, sabato 6 dicembre, sarà celebrata la Santa Messa e alle 17 ci saranno la preghiera teresiana e i vespri. Domenica 7 dicembre alle 8:30 sarà celebrata la Santa Messa e alle 17 ci saranno la preghiera teresiana e i vespri. Per venerare la reliquia, la chiesa resterà aperta durante il giorno. Nuovo appuntamento con i concerti della nuova scuola di musica del comune di Montesilvano, diretta dal maestro Michele Di Toro. A salire sul palco della Sala di Giacomo di Palazzo Baldoni domani alle 21 sarà Niccolò Cantagallo. Il giovane pianista pescarese, classe 1993, eseguirà musiche di Chopin e Schumann. Cantagallo, che ha respirato musica sin da piccolo, ha intrapreso gli studi all'età di 5 anni sotto la guida del nonno, il maestro Antonio Piovano, pianista e compositore. A giugno 2012 è uscito il suo primo CD. E siamo con questo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e provincia si prevedono cielo parzialmente nuvoloso al mattino, coperto nelle ore centrali, pioggia nel primo pomeriggio, cielo coperto con possibili piogge nel tardo pomeriggio e cielo parzialmente nuvoloso in serata con temperature da 12 a 15 gradi e venti deboli. Il mare è previsto mosso. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, grazie per averci seguito. A risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Yeah.